Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kit che vi parla. Oggi siamo tornati con Kebab Chef Restaurant Simulator, signori, il nostro kebab baro di fiducia. Andiamo avanti con il giorno 6, siamo al giorno 6 e dovevamo, o meglio, volevamo invitare il buon Juanito che ci sbloccherà il tritacarne, il fornello doner e 8 ricette, credo di sì. Va bene, proviamo a invitarlo. Non so come funziona. Noi domani sarò lì. Domani, giusto? Quindi non oggi. Quindi abbiamo una giornata di allenamento, diciamo. Allora, rifacciamo questo, signori. Andiamo a rimettere tutti e 3 i piatti nel menu. E andiamo a vedere, fare un più che altro. Guarda di qua che si mettono in fila. Salve, buongiorno, arrivo, eh. Con calma, fatemi preparare tutto. Allora. Andiamo a vedere gli ingredienti. Dovremmo avere più o meno tutto. Quindi io quasi quasi. Burro. Per la giornata di oggi abbiamo tutto. Credo. Perciò sì, dai, direi che siamo a posto. Iniziamo a cucinare. Andiamo a mettere Prima di tutto andiamo a mettere il petto di pollo. Famo sto petto di pollo. Allora, petto di pollo, sale, 3 di sale, giusto? 3 di peperoncino. Ok. Poi col pollo ci vogliono questi. Ne ho presi quanti? Due? Uno e li prende. Ah, perché ci prende quello sotto e quindi essendo uno sopra l'altro ci sposta anche l'altro, maledetto. Due, il bancone è pulito, giuro che è pulito il bancone. E tre, andiamo a mettere il carbone, spero che basti. La carbonella, no, che cacchio. Vabbè, comunque, provate a accendere, vai, accendi tutto e andiamo a mettere. Op, 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 e la patata. Prendiamo il piatto lungo, lo mettiamo qua. Petto di pollo, patata, patata e poi servire caldo, giusto? Fetta di patata, ok. Vai, ruotala. Ruotala. Abbiamo non troppi soldi, eh. C'è da dire anche questo. Però, piano piano, soprattutto la cosa importante per me adesso è arrivare il prima possibile a livello 10 per avere almeno un aiutante. Questo lo mettiamo qua. Petto di pollo. E ok, il petto di pollo l'abbiamo servito. E ovviamente dentro qua, anche se non è coperto, rimane al caldo. Adesso prendiamo il manzo. Tagliamo il manzo. Mettiamo 3 di sale. 3 di pepe. Ok. Poi dobbiamo prendere il pomodoro, giusto? Adesso vado anche a fare questo lavoro, ok. Esci dal tablet. Ok, prezzemolo dopo. Sale e pepe nero l'abbiamo messo, va bene, quindi facciamo così. Op. Op. Facciamo così. Due foglioline di prezzemolo, mettiamo lì nell'angolino del piatto. Tac. E ok, poi rotala. Andiamo a mettere già la zuppa a cui dobbiamo aggiungere l'acqua. Allora, pronti qua a mettere questo. Qua da tagliare, questo qua. Giusto, era così. Manzo alla griglia. Tac. Perfetto, anche questo. E adesso questo manzo lo lasciamo qua perché può tornarci utile qua, se dobbiamo rifare ancora il manzo durante la giornata. Quindi lasciamolo qua. Sperando che non vada male, poi vediamo. Almeno scopriamo anche questo, se vanno male giustamente gli alimenti. Poi, allora, due fette di pomodoro, giusto? Tac.
Tac, per la nostra zuppa. Poi dobbiamo fare. Quant'è che era? 1 litro e 20 di acqua. Va bene, 1,24. Latte, per forza di cose lo mette dentro lui e va bene. Burro, una panetta intera di burro e fette di pomodoro. Tac. Tac. Bollire, trasferire una ciotola alla miscela, 0,20. Aggiungi a ciotola e fette di prezzemolo. Questo lo aggiungiamo alla ciotola che prendiamo da... Cioè in realtà questa ciotola, vabbè. Comunque, accendi. Così siamo a posto e siamo pronti per partire. Quasi quasi metterei anche... Allora... Ok, questa dovrebbe essere a posto. Op, op, op. Ecco, io non so se questo, il prezzemolo deve scaldarsi prima di metterlo qua sotto oppure no. Adesso proviamo a far scaldare il prezzemolo. Ok, vai, zuppa di pomodoro, vediamo. Ok, credo che si debba scaldare il prezzemolo oppure non lo so. Non lo so, vabbè, comunque lo scopriremo. Qua io penso che sia abbastanza pronta, credo che un'altra ciotola si possa fare. Mi tengo... Ma sì, questo lascio... Vediamo se va male la roba, non so. Vediamo, facciamo così. E nel frattempo apriamo. Venghino, signori, venghino. Ci teniamo pronti con gli ingredienti. Per la zuppa mi servono più che altro 2 pomodori, perfetto, li ha presi. Ma se io posso... coltellare anche qua, no. Facciamo così. Tac. Prepariamo già gli ingredienti, quantomeno. Tanto poi se rimangono qua li mettiamo in frigo per il giorno dopo. No? Secondo me sì. Buono? Sentila come orgasma con il nostro cibo. Giustamente. Al manzo sta già andando, eh. Sì, buono, buono. Però non mi sporcate, mannaggia voi. Grazie, arrivederci, può andare. Piatti, via. Grazie, paghi e arrivederci. Ecco, magari aggiungerei anche... Un'altra cosa che si potrebbe aggiungere è la variazione dei prezzi. Poter variare noi i prezzi non sarebbe male. Ah, questa entra con l'idea della zuppa e prende la zuppa? Quindi noi vediamo cosa vogliono. Zuppa, zuppa... Beh, quella dovremmo averla già pronta in realtà. Ok, è finita la zuppa. La scaldo. Fetta di pomodoro. So che vuole la zuppa, ma aspetta un attimo che si scalda e te la metto giù subito. Sì, arrivo, arrivo, signore, arrivo. Io faccio così, invece il prezzemolo, vedete, se il prezzemolo non è caldo ci dà 69 di calore, quindi deve scaldarsi il prezzemolo. Il prezzemolo. Grazie, grazie. Tac. Grazie, signora, arrivederci. E cosa gradisce? La zuppa che... sta andando forte la zuppa oggi, eh. Tanto diamo una lavata a qualche piatto. Tanto la zuppa c'è. Quello prende il pollo. Ok. Ecco questa cosa che... Vediamo cosa vogliono loro. Non so se c'era anche... Ieri questa cosa... Cioè ieri ho giocato. Onestamente da un giorno all'altro c'è stato un aggiornamento. Cioè siamo al giorno 2 d'uscita del gioco. E giorno 3 anzi. L'uscita del gioco e onestamente c'è stato un aggiornamento, non sono andato a vedere che cosa andava a sistemare il gioco, ad aggiornare insomma. Grazie, arrivederci. Arrivo, eh. Grazie, grazie, arrivederci e arrivederci.
Arrivo. Mannaggia, però potrebbe farmeli mettere anche in questo di armadietto. Tanto uno vale l'altro, no. Lei vuole la zuppa? Cazzo, mi finiscono ancora la zuppa. Poi ecco la zuppa. Ma perché le signorine che entrano fanno tutti i versi? Cioè, va bene tutto, ma... Ok, è finita la zuppa, ma noi qua abbiamo ancora 0,85 di miscela, quindi secondo me si potrebbe ancora fare. Entra qualcun altro? Salve. Lei vuole? Zuppa, merda. Arrivo. Arriva la zuppa. Si preoccupi. Arriva, Mi dia solo qualche minuto. Ecco i piatti, potremmo metterli vicino al bagno. Cioè comunque lì, in modo che li vediamo proprio passare fuori, vediamo cosa vogliono e ci organizziamo. Però qua è comodo, per il semplice fatto che devo solo allungarmi. Tac, tac, tac. Prezzemolo si scalda. Un attimo, ecco sta zuppa. Guarda come va su, si innervosisce. Devo servirlo per forza. Pronto, 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 guarda che è pronto. Prego. Vada, vada, prenda la zuppa. Ok, è felice, meno male, ce l'abbiamo fatta. È andata forte la zuppa oggi. Arrivederci, signorina, mi raccomando, non faccia troppi versi uscendo, grazie, perché... Lei gradisce? A zuppa anche lei? Ma che cazzo, l'abbiamo fatta bene la zuppa, eh? Ciao amico, grazie, arrivederci. La zuppa buona, zuppa soprattutto leggera, per lei che va in palestra, direi ottima. Ok, questa giornata di preparazione è andata direi piuttosto bene. E quindi farei così, metterei la fettina qua, già salata, già pronta per domani. Questo anche, le fettine di pomodoro. Ok, giornata finita, la signorina. Grazie, arrivederci, alla prossima, salve. Prego, le apro anche la porta, arrivederci, salve, grazie. Ok, affanculo. Comunque, no, perché lasciano i piatti sempre zozzi, tutti sporchi. Allora, siamo quasi a livello 7, manca poco. Adesso vediamo di sistemare qua, pulire un po', tirare via giustamente qua. Ha mangiato poco manzo in realtà. Poco manzo. Taglio sempre tasto. Però ci sta, nel senso, non è che possono sempre mangiare tutto di tutti. Non so neanche quanti clienti abbiamo servito oggi, ma abbastanza direi. Dunque... Questo qua dobbiamo... No. Ok, perfetto. Pentola a posto. E qua va bene. Ok, sale le abbiamo. L'unica cosa che andrei a comprare, secondo me, sono patate, peperoncini rossi, burro, latte. Andiamo adesso. Una pulita qua. Andiamo adesso, più che altro perché non mi ricordo già più cosa devo prendere. A posto. No, vediamo anche se ci sono degli sconti. Facciamo così. Se c'è qualcosa di scontato lo prendiamo adesso, altrimenti lo prendiamo domani alla luce. Ok. Cazzo. Bollette. Allora, senza sbattere le porte magari. Latte non è scontato, né il burro nemmeno. Qua carbonella, no. C'è qualcosa di scontato almeno qua, che sono lenticchie, sono, tra l'altro non ci fa prendere, o sbaglio, non ci fa prendere. Ok, allora al momento non c'è niente di scontato lì. Andiamo dal nostro fruttivendolo. C'è qualcosa di scontato? No, perfetto, non c'è niente di scontato e niente. Torniamo il giorno dopo, allora, grazie intanto. La carne non dobbiamo prendere niente.
Direi che è stata una giornata proficua. Uè! Un rumore bellissimo. Guadagni 2002, perfetto. Piatti serviti 15, non male. Clienti 9, non mi ricordo, non so cosa voglia dire, però ok. Ok, sì, abbiamo sbloccato da un po' le alette di pollo, ma dettagli. Oggi arriva il nostro Juanito, ma noi dobbiamo fare spesa, una piccola spesa. Allora, salve caro, c'è qualcosa di sconto oggi? No. Vabbè. Prendiamo tre patate, tre peperoni rossi e basta, giusto? Basta. Grazie, arrivederci. Il menù, adesso lo facciamo sempre con i tre nostri piatti. Però prima mettiamo via queste cose qua. Poggia e patata. 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 Tac, tac e tac. Ok, perfetto. Poi andiamo a prendere... coso qua. Qua c'è qualcosa di scontato? No, però latte ci serve, ne prendiamo tre. Sempre le lenticchie scontate. E ci serviva cosa oltre al latte? Burro. Ok, basta. Grazie, ciao caro. Abbiamo 6.344 crediti. Kebab crediti. Latte. Signori, quello che scade prima va messo davanti, giustamente. Perché non sembrano aver scadenza i cibi, le cose, quindi va bene così. Burro. 2 e 3. Ok, adesso prendiamo il nostro pollo. Il nostro manzo. Nostre fette di pomodoro. In realtà metto qua a fianco perché ci servono per la zuppa. Poi ci serve, allora, col manzo il pomodoro tagliato, ma dopo averlo cotto. Giusto? Allora, iniziamo con mettere nel menu 1, 2 e 3. E ok. Adesso ci agganciamo il manzo, se riesco. Mannaggia me. Menu manzo, ok, perfetto. Quindi sale, pepe, cuocere, grigliare un pomodoro intero che è lì, perfetto. Dammi. Quindi tutto accendiamo. Tac. C'è già la coda lì fuori. C'è il nostro amico Juan, o arriva così all'improvviso? Allora, facciamo prima questa. Tac, grigliamo il pomodoro. Piatto lungo. Non so che piatto abbia preso. Questo, giusto? Ok. Le due fette di prezzemolo. Una qua, giusto? Giralo. Poi prendiamo uno di questo. Uno di questo. No, ho sbagliato. Pomodoro, piazzalo qua, taglialo. Questo è il manzo. Manzo alla griglia, vediamo. Perfettissimo. Cottura al forno 88, forse perché è rimasto su un po' troppo il manzo. Quello verde l'ho preso, sì, e la patata che è da grigliare insieme a tutto il resto. Qua mettiamo 1,20 di acqua. Va bene, 1,15. Le 4 fette di pomodoro per 2. Prendi un piatto. Il pollo non ha il prezzemolo, sì. No. Ok. Questa patata, tac, tac, tac. Ecco, questi secondo me ci darà che sono stracotti. Adesso vediamo. Questo è il pollo. Petto di pollo, vediamo. 91, eh sì.
Cioè, devo capire se devo vedere la fiammella oppure no, perché secondo me la fiammella è troppo cotto. Non lo so, dobbiamo provare. Non oggi, magari che viene il critico. Poi, quindi, mettiamo... pinghiamo questa. Acqua, fetta di pomodoro, abbiamo messo latte, burro. Quindi, latte. No, non così il latte. No, scusami. No. Latte, grazie. Non va messo così il latte. Burro, ok. E accendiamo. Perché poi... Fate prezzemolo, ciotola. E via. Ok, tac. Facciamo un'infusione e nel frattempo... Opla, prego. Oggi è il giorno giusto, ci vediamo tra qualche ora. Come tra qualche ora? No, amico, tra qualche ora vieni subito, pezzo di... Tanto spegniamo. Zuppa. 100-100 il calore 82. Forse va servito subito col prezzemolo che non deve scaldarsi. Non lo so. Ristorante, sali di livello. C'è un incitamento. Vai ristorante, sali di livello. Oddio, abbiamo bisogno di un altro tavolo. Perché là c'è il critico. Quindi aspetta un attimo. Perché la gente sennò dove cazzo si... Abbiamo sbagliato colore. Vabbè. Vabbè, abbiamo sbagliato colore. Purtroppo. Cosa hanno preso qua? Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Donna, ce la diventa armati oggi, Attenzione. Lei cos'è che prende? Però dietro un attimo, so che tu avevi prenotato il mio tavolo. C'è il tavolo, la zuppa, bravo, prendi la zuppa, che la zuppa non l'hanno ancora. Ciao caro, grazie, arrivederci. Ma l'ansia, signori. Assaggia tutto il critico? Signora la zuppa, bravissima, che la zuppa di zuppa ce n'è. Tu invece cosa vuoi? Il manzo? O il pollo? No, il pollo lui prende. Pollo ce n'è? Sì, quello prende. È arrivato Juanito, signori, con quale sound? Hola, Juanito! Che passa? Hola, amico, sono Juan. Tutti mi conoscono come Spicy Juan, il maestro dei sapori piccanti. Per me il cibo piccante è uno stile di vita, non posso stare senza un po' di calore in bocca. Detto così, però... Persino la gomma che mastico è piccante. Volete la mia approvazione? Allora oggi questo posto va a gonfie vele. Da un po' che non ne vediamo uno nuovo. Il maestro ha fatto un sacco di cotte. Vabbè. Venirti a loro, non è vero che sia così. Portami un piatto di cosce di pollo piccanti con gli ingredienti più piccanti. Sapete di quali livelli di piccantezza sto parlando? Piccante, Juanot. Come cosce di pollo? Ma... Bro, ma non ce l'abbiamo le cosce di pollo? Ma sei serio? Ma non ci voglio credere. Ma è fuori menù? Cosce di pollo, sale, peperoncino, pomodoro. Porca puttana. Mico, dove sono le cosce? Grazie. Ma è che sono qua vicini loro. Ma tu per caso ti incazzi se ti servo con calma? No, nel senso. Cazzo, ne so che vuoi le cosce di pollo. Ce l'ha scritto da qualche parte quella di cosce di pollo. Mettimi sta cazzo di coscia di pollo. Pingamela, grazie. Allora, fermi tutti. Coscia di pollo per due. Condire con sale e peperoncino. Sale. Tutte e due? Penso di sì. Juan, però sei un pezzo di merda, potevi avvisarmi. Qua ce l'ho ogni lato, ok. Trasferire in un piatto la coscia di pollo e... Griglia pomodoro, fetta di pomodoro. Il pomodoro.
Ma lei che è abbastanza semplice, sembrerebbe. Oddio, le ho tirato addosso il sacchetto di plastica. Non volevo il sacchetto, non volevo. Mi ha stracotte, cazzo. Forse sì. Belle croccanti, dai. Però dai, c'è da dire che non entrano clienti mentre c'è l'ospite speciale, credo. Così? Lo devo portare a lui? Eh sì. Attenzione. Gli abbiamo messo solo peperoncino, non è che ci sia tutta sta piccantezza, c'erano lì peperoncini veri e propri. Ah, caldo, caldo, è caldo, one spicy. Ok. Va bene, mi sono lasciato trasportare, ma sembra che tu sia promettente. Il padrone impazzirà per questo, ma devo approvare il tuo piatto. Dovrei trovare un modo per spiegarglielo. One piccante fuori. Non ho capito, non si capisce un cazzo. Tra le traduzioni e te che parli strano. No, il petto di pollo, maledetto pezzo di merda. Questo vuole... Però questi sono dei pezzi di merda. Arrivo col pollo, eh. Forse ce la facciamo, forse no, non lo so. Ne ho messi due a cuocere? Cazzo sì. No, si è spento tutto. Mannaggia la puttana. È arrivato Juan Spicy e non abbiamo capito più niente. Datemi un secondo col pollo, eh. Cosa è successo qua? Vabbè, però anche voi volete tutti il cazzo di pollo, volete? Vedete, stare cazzo caldo. No, non si incazzi, non si incazzi, arrivo. Non se ne vada. È pronto, guardi, è qui, è pronto. Anche voi, vi prego, non andatevene. No, non se ne vada. Merda. Arrivo, eh. A culo se n'è andato. Non mi avete fatto fare per niente. Minchia, madonna, che problemi qua col coltello. Prego. Tutti che volevano il cazzo di pollo. Maledetti. Mica, caro. Arrivederci, grazie. Sti versi però, signorine. Ah, uno se n'è andato incazzato. Ma d'altronde non è che possiamo star qui a... Cazzo, siamo da soli, non ci aiuta nessuno. Livello 8, signori, abbiamo fatto 2 livelli in un giorno, top. Porca puttana, c'era Juanito, non potevo distrarmi a fare qualcos'altro. A parte che vabbè, aveva pazienza, quindi potevamo anche metterci a fare qualcos'altro. Però cazzo, ogni giorno l'altra è finita, va bene. Ogni giorno c'è sempre gente che ordina un botto di roba e dobbiamo cucinarlo 2 volte. Il petto di pollo è andato una meraviglia, la zuppa anche e il manzo un po' meno. Adesso abbiamo anche la ricetta delle cosce di pollo. Però Juanito poteva avvisarci, eh. Ora le cosce. Ci fa livellare 3 ricette e poi ci chiede la quarta, non va bene. Allora, prima che qualche pazzo decida di... entrare dentro, chiudiamo tutto. A vederci. Abbiamo sti cazzo di piatti. Anzi, togliamo anche questi. Allora, quasi quasi farei una cosa. Non so se questi vanno bene qua come posizione. O se metterli magari qua davanti. No, però va bene qua. Va bene qua. Dobbiamo arrivare al 10 per assumere qualcuno che ci aiuti. Perché davvero così da soli è abbastanza complicato. È un attimo distrarsi e ci scappa qualcosa. Qua dobbiamo prendere sicuramente il manzo e il pollo. E il petto di pollo. Ma dipende. In realtà domani potremmo fare una giornata col menù solo,
solo cosce di pollo, visto che le abbiamo appena sbloccate. Tra l'altro per capire anche l'afflusso di persone, credo che vengano meno persone se abbiamo in menu solo un piatto. Adesso ci guardiamo anche questa cosa, che sono curioso. Pulito tutto qua? Sì. Qua c'era dell'altra zuppa. Ma io quasi quasi la metto lì. Mettiamo in frigo. Qua tutto pulito, tutto a posto? Quel piatto, quel tavolo qua, ce lo immagazziniamo. E vado qua, inventario, questo, non posso cambiargli. No. Andiamo di qua. No, vabbè, questo cosa che sarebbe? Gourmet reward? Ah, Juan! È il premio di Juan. Qua lo mettiamo. Devono vederlo quando vengono a ordinare, vedono il premio di Juan là. Perfetto. E dovrebbe averci sbloccato anche delle cose Juanito. Queste sono le decorazioni e vabbè, ci interessano relativamente. 10.000 costa la televisione, minchia. Ok, poi un giorno. Oh, questo. Fritta carne. Fritta carne ci ha sbloccato, ci servirà per fare qualche altra ricetta sicuramente. Ci ha sbloccato il fornello doner, usato per fare doner, i pezzi di carne vengono... Ah, madonna. Ok, la griglia. Poi penso basta in realtà. Questo è proprio congelatore o è la stessa roba di questo? Vabbè, comunque, non facciamoci troppe domande. Qua abbiamo tolto tutto. Allora, facciamo che... cosa ci serviva a noi? Sì, direi un paio di pollo e di manzo. E basta. Va bene. Spegniamo la luce. Andiamo a casa a dormire. Finiamo la giornata e niente. E niente, avanti un'altra. Alla prossima giornata. Non è salito di livello anche le cosce di pollo, cacchio, l'abbiamo fatte. 13 piatti, ok. Clienti 7, non so cosa voglia dire 7, ma va bene. Sommario 2. Quelli che abbiamo servito forse? Oh, ne sono andati no, così tanti. Allora, abbiamo nuove ricette che andremo a vedere con calma, tipo il kebab semplice, ok, ci sta, potrebbe essere interessante. Quante ce ne sono di ricette? Fischia, ce ne sono parecchie. Allora, nel menu di oggi andiamo a mettere le cosce di pollo e basta, vediamo. Ah, 7, 9, 10, 13, perfetto, ok, chiaro, più sono i... 10-13 con la zuppa. Quindi cambia anche in base a quello. Togli un attimo. Abbassa sta cazzo di ricetta. Allora, abbiamo detto 7-9 con le cosce di pollo. Proviamo a mettere petto di pollo, sempre 7-9. Zuppa 7-9. Manzo 6-8. Quindi il manzo è meno richiesto. Ma forse perché è dato dalle stelle anche. 7-9. Poi col petto 10-13, con la zuppa 10-13 e il manzo proprio che... Esatto. Allora facciamo il petto e la zuppa, dai. 12-16 clienti. Va bene. Andiamo a prendere il petto e il manzo a sto punto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao caro. Ci serve il manzo... 3 e 3 petti. Ciao caro, grazie, arrivederci. C'è qualcosa in sconto tra l'altro, non ho guardato. E che carne abbiamo per fare? Dobbiamo tritarla la carne di manzo magari, credo, non lo so. Buongiorno, voi siete qua per il menù di oggi? Vi gusta, eh? Allora, andiamo a preparare tutte le cosette. Prima di tutto, bistecchine. Mettiamo qua, di manzo, metti da sopra, grazie. Petto di pollo,
E petto di pollo lo mettiamo già qua, che adesso iniziamo a preparare, perché dobbiamo fare. Andiamo di petto di pollo. E ci chiede, madonna, ci chiede questo. Questo. Quanti cazzo ne ho presi? E questo, giusto? No, la patata, che cazzo sto facendo? Mia patata. Questa la mettiamo qua. Adesso iniziamo a scaldarla. Poi, con le fette di prezzemolo qua vicino, la ciotola. To e via. Poi, il pollo dobbiamo farlo con sale. Peperoncino. Non sto leggendo, incredibile. Ormai abbiamo imparato a memoria. E basta. Prendiamo il piatto, lo mettiamo qua. Allora iniziamo a fare. Tac. Vai. Non ha finito tutto? Meglio. Ok, iniziamo a metterlo su. Patata. Poi le due cosce di pollo. No, il petto no. Ah, cacchio, cosce di pollo forse. No, che cazzo. Cosce di pollo e pomodoro, giusto? È da grigliare il pomodoro. Tac, taglia. Questo è il petto di pollo. Perfetto, 99,95. Ok, poi dobbiamo mettergli sale. Peperoncino. Metti la coscetta, metti la coscetta, metti il pomodoro. Tac, tac. Abbiamo acceso noi, no? Accendi. Metto su bene. Ma io credo che sia... vada bene quel... no! Merda. Signori, piano piano si cresce, si aumentano le ricette, si sfidano i... ah, dobbiamo vedere anche cosa... cosa vuole il prossimo che dobbiamo invitare, insomma. Adesso andiamo a vedere. Queste sono le cosce di pollo. Tac. Perfetto. Questo è caldo? Ok. Venti. Tac, tac. Proviamo a far così, vediamo. A calore 92, quindi sì, il prezzemolo non deve essere caldo, sti cazzi. Va bene, pronti? Apriamo? Apriamo, buongiorno, prego. Dobbiamo salire al 10, non c'è niente da fare. Io spero che non mi chiedano il pollo, perché... facciamo così. Venga, venga, vada, vada. Prego, prego. Arrivo, non rubate niente. Ciao caro, mi accorri? Lei cosa fa? Aspetta. Oh, prego, entra. Entra, entri. Le coscette vanno, che sono una meraviglia. Grazie. Buono? La zuppa? Beh. Sempre salutare voi con la zuppa. Però le coscette di pollo. Sì, il pollo lo dobbiamo rifare, secondo me. Mica. Grazie, arrivederci. Ah! Ecco, una cosa buona è che la zuppa ce ne abbiamo tipo dosi infinite. Quasi. Arrivo, LeBron. Arrivo, dammi un attimo. Questa vuole le cosce, buon, le cosce le facciamo subito adesso. È infatti già finito, cazzo. Basta che quella che
Entrata non mi chieda le cosce. Tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Merda, questo vuole le cosce. Arrivano, eh. Arrivano, arrivano. Piatto lungo. Tac. Sì, abbia pazienza gentilmente. Perché se no è un attimo che le lancio dietro le cosce di pollo. Questa? Tac. Con calma, eh. Arrivo, anche voi che alzate la manina al ditino. State cazzo calmi. Tac, tac. Coltello, taglia. Mia, la velocità. Dov'è qua? Cosce di pollo. Prego. Allora lì, 92, 99, 95. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie. Questo è pulito? Ah, proprio della serie lo rimettiamo via così, leccato? Ottimo. C'era infatti un perk, un'abilità che abbiamo sbloccato. Pagando. Che ogni tanto i piatti sono puliti. Vabbè, per carità. Una volta che assumiamo qualcuno a pulirli, siamo a posto. Arrivo, signorina. Grazie, è piaciuto? Ha visto. Zuppa? Ce n'è, ce n'è. Zuppa? Prego. Vada, vada. Adesso pulisco anche lì per terra, che siete gli zuzzoni, siete. Ma cosa vuole il manzo? Il petto? Petto. È finita la zuppa? Prego, prego. Ero in mezzo io? È per quello che non si spostava? Livello 9, signor... Sì, ma ho capito, ma sto pulendo io. Non passate sopra, gentilmente. Dica. Grazie, arrivederci. Salve. Ma questa porta, tra l'altro... Ah, è il bagno che non c'è. Perfetto, qui noi non abbiamo il bagno. Ma se aggiungeranno le cose del bagno, questi vanno in bagno? Non credo, eh. Ma si è seduto in mezzo alla strada ed è sparito quello. Buongiorno. A posto? Prego, prego. Sì, ma non mi incaghi per terra lo schifo. Petto di pollo, vada, vada. È finita la zuppa, ma il resto ce l'abbiamo. Sta anche finendo la giornata, onestamente, eh. Grazie, ragazzi. Alla prossima, eh. Mi raccomando, tornate. Quello è contentissimo. Guardalo lì come esulta per il cibo. Giustamente. Mamma mia, signori, siamo dei mastri kebabari. Ormai. Chi è entrato? Salve, lei vuole? Meno male che non mi hai detto la zuppa, perché l'avrei preso forse a schiaffi. Pulito, bravissimo, leccalo per bene. Cazzo la zuppa. Merda, merda, merda. Zuppa e petto di pollo che non abbiamo. Fanculo. Sale. No, prendilo. Arrivo. Donna, ciotola. Zuppa servita. Guarda lì che con quale velocità. Visto cazzo di frigo. Tac. Mamma mia. Questo perché l'ho messo sul bordo, ci mette di più. Arrivo, col pollo. Petto di pollo è qui, amico. Non andare, qui, guarda, visto? È aspettato, ma ne valsa la pena, fidati. Ma in estremis siamo riusciti a fare... E non c'è tanto tempo da quando arrivano, si incazzano, che... Per quello che conviene metterli lontani questi, così vedi che arrivano, vedi cosa vogliono, ma ci mettono 3 ore per arrivare qui e incazzarsi. Ha senso come cosa, eh?
Però che rischi. Guarda, è finita. Posto. Ah, sta ancora cuocendo qua. 0,69. Oh. La zuppa di pomodoro di 7 giorni fa. Ma ne abbiamo ancora, quindi. Più che altro, quasi quasi un'altra pentola la prenderei. Piatto pulito, bravissimo. Allora, giornata finita, quindi tiriamo via tutto. Tira via. Siamo a livello 9. Io vorrei fare un'altra giornatina veloce veloce, ma giusto per salire a livello 10 e poter poi assumere qualcuno. Quindi, anzi, facciamo così. Facciamo che nel prossimo episodio saliremo a livello 10 e assumeremo qualcuno a darci una mano, perché effettivamente, signori, ne abbiamo bisogno. E oggi abbiamo già sfidato, cioè, invitato il buon Juanito. E quindi direi che per oggi siamo soddisfatti. Va bene, ci abbiamo, guarda lì, eh? Spicy One, grande Spicy. Chiudiamo, tac, tac, tac. Arrivederci. No, l'unica cosa, vabbè, la spesa la facciamo il giorno dopo. Andiamo a casa, vediamo il nostro riepilogo e vediamo quale altra ricetta possiamo sbloccare anche. Ah, questo aumenta il prezzo in base alle stelle? Penso di sì. Penso di sì. Ottimo. 2009. Piatti, ne abbiamo fatti 16. Guadagni automatici, non so cosa sia. Vabbè, lo scopriremo. Comunque, nuovo giorno, due ricette sbloccate, attenzione che sono interessanti queste. E sono, potremmo sbloccarle, una o due. Ah, qua, ok, spiedini di pollo. Altre sono tutte bloccate. Spiedini di pollo e kebab semplice. Signori, il kebab semplice e gli spiedini di pollo. Io direi che potremmo farci anche una giornata con solo queste due cose. Spiedini di pollo. Fatemi vedere cosa fa. Petto di pollo. Pepe nero, sale, grasso di coda. Pepe rosso, prezzemolo, cipo. Signori, la scibola. Ma la scibola, ma scusami. Il kebab semplice invece... Ribeye che al manzo, pepe nero, sale, grasso di coda, aglio, pepe verde. Mamma mia, mamma mia. Meno male che ho già mangiato. Allora, volevo però anche andare a vedere gourmets. Infatti dobbiamo fare servire 20 kebab semplici, piatto doner semplice e zuppa di pollo. Ma questi com'è che li sblocchiamo, il doner e la zuppa di pollo? Zuppa di pollo bloccata. Che dobbiamo forse aumentare di livello. Ah, livello cuoco 18. E donar semplice al 15. Al 15 e 18 quanto fa? Quindi al 15 e al 18 sbloccheremo. Dobbiamo andare avanti un po' randomicamente. Prossimo menu, signori. Andiamo a mettere questi bellissimi kebab semplice e spiedini pollo. Li andremo a andremo a fare solo questo. Vediamo quanti clienti ci dà. Fama però non è tantissima. Cioè, scusami, ma perché per le in base alle stelle che ha ogni piatto? Ah, penso di sì. Ok, perché se andiamo a mettere tre di questi magari hanno... Ok, una fama diversa. Va bene, però faremo così il prossimo giorno. Tutto ciò, signori, nel prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale e con la nostra kebabara di fiducia ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao.